Allora, io sono Brighenti Benedetta, mi conoscete, sono la presidente dell'Agenzia per l'Energia e dello Sviluppo Sostenibile. Sono molto, molto onorata di aprire questo momento insieme che per noi ha diversi significati, sia quello di potervi dare come sempre delle nozioni su uno dei temi che probabilmente ad oggi è uno dei più centrali nella sfida alla gestione energetica e quindi di conseguenza anche alla lotta ai cambiamenti climatici. Ma anche e soprattutto perché in una call come quella di oggi, in un momento, una riunione come quella di oggi, veniamo a spiegarvi anche una nuova forma strategica e strutturale con cui l'agenzia ha deciso di affrontare un importante tema tecnico come quello delle comunità energetiche. E come sapete, noi siamo un'agenzia che si sta molto allargando, lo vedete nell'assemblea dei soci in cui vi raccontiamo i numeri della nostra famiglia, ormai i comuni associati sono tanti e i temi sono sempre più, non dico complicati, però sicuramente sfidanti. Ma non solo, sono molto sfidanti i temi, tutti i sistemi di crisi che voi conoscete meglio di me, che ci stanno un po' attanagliando, fanno sì che ci sia ancora più esigenza di una capacità progettuale e di risposta sempre più alta. La nostra agenzia quindi nel tempo si è chiesta come fare a dare una risposta forte in merito. Noi siamo la vostra in-house pubblica, siamo senza scopo di lucro, ci conoscete da tempo e quindi anche assieme alla forza e con la saggezza del CDA ci siamo chiesti quale fosse la strada migliore per provare a affrontare una risposta importante dal punto di vista tecnico, ma anche importante dal punto di vista numerico. La famiglia di Aes si espande, voi lo sapete, siamo addirittura diventati, siamo in 40, che uniti cerchiamo di rispondere a tutte le vostre esigenze, ma volevamo riuscire a fare qualcosa di più, riuscire a mantenere la nostra expertise, allargando anche la nostra ricchezza in un panorama che potesse essere esterno anche alla nostra agenzia. Come in-house pubblica abbiamo deciso di procedere con una selezione pubblica. La selezione di un partner, di qualcuno che potesse, attraverso una selezione pubblica, quindi attraverso una selezione che al proprio interno avesse la possibilità di richiedere determinate caratteristiche, e abbiamo cercato quello che fosse un partner di grande fiducia che potesse ampliare le nostre expertise, che voi conoscete bene perché conoscete i ragazzi che oggi sono qui in call, sono quelli con cui vi relazionate sempre, e che potesse portare l'AES a garantirvi l'offerta che vi vogliamo dare, quindi di grande risposta, di risposta veloce e di risposta di grande qualità anche. Quindi sono molto fiera di presentarvi oggi il partner che ci seguirà su tante tematiche. La prima che abbiamo selezionato insieme come la più sfidante, la più importante, proprio le comunità energetiche. E quindi oggi ci vedete già in squadra, in questa squadra allargata e molto forte. Sono felice di potervi presentare questa partnership attraverso la presenza anche dell'amministratore delegato di questa struttura, Antonio Rigon. Sto parlando di SINLOC. SINLOC è una struttura non solo nazionale, ma anche internazionale, che ha una caratteristica specifica, e cioè di essere una società sia di consulenza che di investimento. Ha quindi una caratteristica altamente istituzionale. E questo fa sì che tra la selezione pubblica fatta e le possibilità che potevamo avere sul mercato, loro siano spiccati per queste caratteristiche che comunque li accomunano anche alla nostra agenzia. Si sono messi ovviamente subito a disposizione, le staff hanno cominciato a lavorare insieme, mi sembra che anche il clima e la voglia di fare si sia subito sposato in un connubio particolarmente, insomma, armonico, quindi questa è già la prima risposta di successo. E sono felice di poter dare voce adesso ad Antonio Rigon, che è l'amministratore delegato di questa importante realtà e che ringrazio, soprattutto che ringrazio per aver sposato la nostra richiesta, che non è una banale richiesta che il mercato poteva fare, ma che è la richiesta di un ente pubblico che vuole accompagnare i propri soci pubblici in una sfida che forse oggi è quella più alta che si può trovare. Quindi, dottor Rigon, le passo parole, ringrazio ancora moltissimo i nostri soci che come sempre ci seguono con fedeltà, siamo a 143 partecipanti e spero che veramente quella di oggi possa essere un altro tassello, il primo di tanti che faremo anche assieme a SINLOC per potervi continuare a seguire e aiutarvi a
ad arrivare veramente dove volete arrivare come amministratori. Rigone, dottor Rigone, le passo parola. Grazie, grazie mille, ringrazio tantissimo la Presidente Benedetta Brighenti, ringrazio AIRS, per noi è un grande piacere, per me e per tutta Silo, che essere partecipi di questo evento e di questa collaborazione che si è attivata con AIRS, che è molto vicina a quella che è la nostra missione. Silo è una impact company che fa di investimento e di advisory. Come ha ben detto la professoressa Brighenti, fa capo a 11 fondazioni bancarie, quindi abbiamo come nostri soci, noi non siamo un'istituzione pubblica, ma i nostri soci sono istituzioni filantropiche, quindi sono fondamentalmente soci che valorizzano ovviamente e chiedono a noi un equilibrio economico, ma ci chiedono soprattutto di avere un impatto positivo, economico e sociale sui territori italiani. A cui ovviamente il mondo delle fondazioni è legato. Siamo focalizzati, siamo molto focalizzati nello sviluppo locale. Quindi non è il nostro mestiere fare le grandi opere nazionali, quello che a noi interessa è fare cose che sono legate ai territori, legate a ambiti territoriali che sono i comuni, le province, talvolta gli investimenti regionali, ma è lo sviluppo locale quello che è il nostro focus. E in questo abbiamo fondamentalmente sviluppato un'esperienza molto lunga e molto importante, molto profonda della società che oggi è attiva in tanti settori, in tanti comparti e come diceva la Presidente, non solo in Italia. Anzi, devo dire che il lavoro in Europa ci sta dando grandi soddisfazioni e per noi è anche una grande fonte di apprendimento, di metodologie, di tecniche, di esperienze che cerchiamo il più possibile poi di riportare nel nostro territorio nazionale. E quindi non entrerò fondamentalmente in tutto ciò che Silo fa e nell'esperienza varia della sua attività e anche delle sue partecipate, mi concentrerò sulla quella che è invece la nostra esperienza oggetto di questo incontro, fondamentalmente l'energia. Noi abbiamo un'esperienza più che decennale di intervento nel mercato dell'energia. Siamo partiti con investimenti, piccoli investimenti iniziali, ma soprattutto con una grande collaborazione nel tempo con la Banca Europea di Investimenti, sia sulle piattaforme Elena, che sono delle piattaforme di assistenza tecnica che dove hanno operato hanno avuto un eccellente successo, un esempio per tutti, in termini di leva, in termini di capacità e anche in trasferimento di competenze sui territori. Cito Padova e Rovigo, ma sono tante state le esperienze fatte, sono state fatte solo nei progetti Elena 9 esperienze a livello italiano. Padova e Rovigo con 100.000 euro messi al territorio, metà dalla provincia e metà dalla fondazione, si sono fatti 60 milioni di investimenti. Quindi vi dà l'idea di come questo strumento, al di là governato dalla Banca Europea di Investimento, governato da altre modalità, le piattaforme di assistenza tecnica hanno un potere enorme e funzionano molto bene. Abbiamo fatto esperienza nel tempo anche di investimenti diretti, abbiamo fatto l'efficientamento energetico di ospedali, Sant'Orsola di Bologna, il Bellaria di Bologna, su quasi 50 milioni di investimenti, esperienze in cui abbiamo imparato molto nell'eliminazione pubblica. Ma quello che c'è sempre, oltre a tutto il mondo delle rinnovabili, quello che ha sempre attratto molto la nostra esperienza è cercare di fare efficienza economica. Nel senso che si parla tantissimo di rinnovabili, le rinnovabili sono importanti, sono fondamentali, ma sicuramente c'è molto da fare in questo paese anche in termini di efficienza. Abbiamo poi un'esperienza maturata nel tempo di 8 grandi progetti europei che, come vi dicevo, per noi sono soprattutto grandi palestre di apprendimento. Sono progetti che si sviluppano in varie realtà d'Europa, generalmente collegati a Core Horizon, e mi piace citarvi il più importante tra questi, che è quello in cui abbiamo anche, e ne siamo molto orgogliosi, il ruolo di leader di tutta la cordata di tante società europee che lavorano su questo progetto. È un progetto che interviene sui progetti di decarbonizzazione, di transizione energetica delle isole europee, diciamo da Creta alle isole scozzesi, passando ovviamente da Lipari, da isole italiane, alle Baleari e così via. Pensate che questo progetto, attraverso una formula molto specifica e molto azzeccata di piattaforma di assistenza tecnica,
finanziata dall'Europa con una spesa relativamente limitata, peraltro impegnando anche ad usare anche le risorse e le competenze locali, doveva fare investimenti per 100 milioni, sta orientandosi a chiudere il ciclo con 1 miliardo di investimenti. Quindi diciamo, questo abbiamo poi, per citare l'ultima esperienza importante sull'energia, abbiamo messo in piedi un fondo gestito da Vercapital SGR, co-gestito da noi, che ha già raccolto 40 milioni e sta avviando investimenti, ne raccoglierà altri, avvierà altri investimenti, e sempre con quell'idea però di non lavorare sulle macro operazioni, sulle grandi opere nazionali, perché c'è già chi lo fa e lo fa benissimo. A noi il nostro cuore rimane e batte vicino ai territori. Ed è per questo che, diciamo, l'ultimo fronte della nostra iniziativa sull'energia negli ultimi 2 anni si è particolarmente concentrato sull'oggetto di questo incontro, che sono le comunità energetiche, rinnovabili. Stiamo facendo importanti esperienze sotto questo profilo, abbiamo acquisito delle partnership tecniche che ci permettono di intervenire a 360 gradi sui progetti, ed è, credo, una grande opportunità per un'Italia che è fatta di tante comunità e sicuramente uno strumento che speriamo venga rafforzato in futuro anche sotto il profilo governativo e legislativo, ma è uno strumento che funziona e che può funzionare e a cui noi crediamo molto. Ringrazio ancora tantissimo, per noi questa collaborazione è molto importante perché, vi dicevo, per alcuni versi è anche molto vicina alla nostra missione e allo spirito della nostra società. Grazie mille, dottor Rigon, la ringrazio molto. Adesso passiamo alla parte operativa del webinar, insomma, che ci rispecchia a tutti, visto che siamo particolarmente tutti operativi. E adesso passo parola a Claudia Carani, che conoscete tutti molto bene. E Claudia ci aiuterà a affrontare e quindi a gestire tutta la parte degli interventi tecnici che adesso diciamo affronteremo. Quindi lascio lei la parola per cominciare la parte più operativa del webinar. Buongiorno a tutti. Abbiamo approfittato di questo webinar per proporvi un aggiornamento su quello che è il tema delle comunità energetiche. Io farò una breve introduzione, degli aggiornamenti, diciamo, nel contesto di riferimento nazionale, anche alcune regioni danno un aggiornamento su quello che stanno facendo, alcune regioni che sono pioniere anche nel sostegno finanziario di iniziative di comunità energetiche, e dopodiché lascerò la parola ai miei colleghi che con me costituiscono il gruppo di lavoro sulle comunità energetiche, che approfondiranno i temi legislativi e tecnici. Come diceva l'amministratore delegato Rigon di Sinloc, in questa fase l'assistenza tecnica è fondamentale e noi proprio abbiamo l'intenzione di arrivare pronti a gestire poi gli strumenti finanziari che verranno messi a disposizione. Quindi riuscire a fornire... La presentazione, sì, scusate. Ecco qua, quindi... No, è la presentazione. Ci sarei. Scusate, un problema tecnico. Ti stacco questo così vedi solo. Quindi vado direttamente in modalità presentazione. Adesso? Esci. Dito. Modalità presentazione di nuovo. Eccoci, scusate, problemi tecnici. Dicevo che in questa fase è fondamentale per noi riuscire a offrire ai nostri soggetti pubblici, ai nostri partner pubblici, un'adeguata assistenza tecnica per poter poi arrivare pronti nel momento in cui verranno messi a disposizione i finanziamenti. Io non mi sto a dilungare su quelli che sono i contenuti della normativa,
perché credo che i webinar di aggiornamento su quello che è la fase sperimentale siano diffusissimi, ecco, e quindi siete tutti abbastanza aggiornati su quello che è il contesto di riferimento nazionale. E abbiamo un ultimo elemento che vi sarà poi raccontato successivamente dal collega Felipe Barroco, che è la pubblicazione d'agosto 2022 degli orientamenti in materia di autoconsumo collettivo di ARERA. Diciamo che questo documento, che è ancora in fase provvisoria, per il quale si possono ancora presentare emendamenti, ha portato, insomma, delle novità che sono ancora, diciamo, provvisorie, ma che illustrerà Felipe Barroco successivamente. Siamo ancora in questa fase sperimentale, siamo in attesa dei decreti attuativi che sembra che avranno tempistiche ancora, insomma, dipendono molto da quello che saranno i risultati delle elezioni, però ci si attende, diciamo, i decreti attuativi del MITE, che dovranno definire gli incentivi a ottobre-dicembre 2022. Attualmente utilizziamo ancora nei nostri piani economici finanziari quelli della fase provvisoria e dobbiamo attendere di sapere quali saranno gli incentivi definiti dal MITE per il recepimento del decreto legislativo 199-2021. Siamo in attesa anche dei decreti attuativi MITE che dovranno definire le aree idonee del fotovoltaico. Questo è estremamente importante perché potrà in qualche modo aprire la realizzazione di impianti fotovoltaici in siti attualmente che non sono in disponibilità, per cui è molto importante che vengano definite le aree idonee per l'installazione di questi impianti. Dopodiché abbiamo la risoluzione ARERA articolo 32 del decreto legislativo 199, che è sempre attesa per ottobre-dicembre, e solo dopo i decreti attuativi e la risoluzione ARERA avremo le norme tecniche del GSE. Quindi ci aspetta ancora un lungo percorso che ci auguriamo possa essere il più veloce possibile, perché la situazione di emergenza in cui ci troviamo necessita, appunto, che ci sia un'accelerazione su questa produzione normativa. Detto questo, vi riporto alcuni degli strumenti di finanziamento che sono attualmente messi a disposizione. È appena uscito il bando PNRR per la misura M2C1 1.2.2 che riguarda i parchi agrisolari. Questa misura è rivolta alle imprese agricole e alle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, e appunto promuove la realizzazione di pannelli fotovoltaici e però, insomma, è a disposizione per solo le imprese agricole, ecco, quindi il mondo imprenditoriale. E poi dopo abbiamo la misura delle comunità energetiche, sempre PNRR, che dovrebbe promuovere la realizzazione di interventi di comunità energetiche rinnovabili in comuni sotto i 5.000 abitanti, che dovrebbe essere pubblicato successivamente ai decreti attuativi. Quindi, come vedete, il cronoprogramma è molto intenso, ma siamo in attesa, appunto, che i decreti attuativi vengano finalizzati per poter poi procedere con tutte le altre iniziative. Interessante il Fondo per il Sud, quindi per le regioni del Sud Italia, che finanzia e mette a disposizione un fondo per dare assistenza tecnica per la costituzione delle comunità energetiche, ma anche per promuovere i processi partecipativi che sono fondamentali per poi creare comunità energetiche. Un altro fondo molto interessante è quello delle aree del sisma, sempre PNRR. Lo dico perché abbiamo anche tanti comuni che vengono dal centro sud Italia, quindi probabilmente sono interessati anche da queste misure. Questo fondo complementare va a finanziare proprio la creazione di comunità energetiche e la realizzazione di impianti per la produzione di calore da fonti rinnovabili
nelle zone dell'Appennino centrale che sono stati colpiti dal sisma nel periodo 2009-2016. Questo bando è scadente al 31/10/2022. Abbiamo poi due regioni che sono particolarmente proattive sul tema delle comunità energetiche e che quindi hanno da un lato provveduto all'emanazione di una legge regionale che appunto va a creare uno scheletro per poi finanziare attraverso il PORFESRE interventi di installazione di impianti fotovoltaici o creazione di comunità energetiche. Quindi con una pianificazione strategica. Queste due regioni che mi sento di riportare oggi sono Emilia Romagna e Lombardia. Emilia Romagna ha pubblicato la legge 5 del 2022 al 27 di maggio con particolare attenzione alla povertà energetica e all'inclusione sociale e sono previsti a ottobre-novembre i primi bandi PORFESRE per inizialmente finanziare la costituzione delle comunità energetiche e poi successivamente per finanziare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A ottobre-novembre sono previsti anche i primi bandi per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, quindi senza mai dimenticare poi la necessità di andare anche a ridurre la domanda di energia sul patrimonio pubblico. A questo si accompagnano anche i fondi FSE per attività formativa su impianti e sulle tecnologie green. Esiste poi anche in Emilia-Romagna la buona pratica della Fondazione Casa Risparmio di Modena che ha pubblicato un bando che si chiama Italia Domani Modena per i comuni della provincia che sostiene la progettazione finalizzata alla candidatura di progetti nell'ambito del PNRR. Questo dà la possibilità di sviluppare studi fattibilità e masterplan per la creazione di comunità energetiche da poi candidare nell'ambito di bandi nazionali o regionali. Noi abbiamo utilizzato questo bando per assistere le unioni di diversi comuni a livello di provincia di Modena. Lombardia è un'altra regione che sta portando avanti in modo strategico lo sviluppo delle comunità energetiche. Anche in Regione Lombardia ha pubblicato una normativa, una legge regionale per la promozione e la costituzione di comunità energetiche e la legge 23 febbraio 2022 numero 2. A questo sono stati, è stato pubblicato successivamente una manifestazione di interesse con scadenza 31 dicembre 2022 per le amministrazioni che hanno interesse a costituire le comunità energetiche per poi produrre, per poi pubblicare nel 2023 i bandi che sosterranno la realizzazione di queste comunità energetiche. Affiancato all'attività della Regione Lombardia abbiamo Fondazione Cariplo che ha pubblicato un bando scaduto il 22 luglio 2022 che si chiama Bando Alternative che consente di finanziare gli studi di fattibilità e quindi di comunità energetiche e poi dopo anche esportare l'energia e nella modalità degli one stop shop. Quindi diciamo che questo è un po' il quadro di riferimento. Io adesso passerei la parola ai miei colleghi che approfondiranno le due tematiche più importanti. La prima sono il contesto di riferimento legislativo che sarà trattato dal collega Felipe Barroco e l'altra è la parte di master plan, cioè iniziare a studiare quali sono le opportunità di sviluppo delle comunità energetiche sui nostri territori, passando da una pianificazione diciamo generica che riguardava insomma attraverso i PAESC o altri strumenti di pianificazione, pianificazione energetica di strategie, di azioni, a una pianificazione che sia più orientata allo sviluppo di aree sui nostri territori che siano utilizzate per la produzione di energie, quindi vocate alla produzione energetica locale. Dobbiamo fare un passo avanti rispetto a quello che era la pianificazione tradizionale. Quindi adesso lascerei la parola ai colleghi. Prego Felipe Barroco, illustraci gli aggiornamenti normativi che derivano da RERA e della pubblicazione dell'indicazione RERA di agosto. Grazie Claudia.
Spero che mi sentite bene. Vedo qua un minuto. Benissimo, Filippo, noi vediamo bene. Ok, cambio solo la webcam così. Adesso va. Quindi, buonasera a tutti, grazie per essere qui, per l'interesse sul tema. Come ha indicato Claudia prima, parlerò degli aspetti normativi del tema dell'autoconsumo collettivo, l'autoconsumo diffuso, che è una novità, e anche le comunità energetiche rinnovabili. Prima di iniziare su la parte giuridica, mi piace sempre fare vedere questo concetto, che è un concetto sociologico, diciamo così, e che parla della simbiosi energetica, perché siamo davanti a un cambio di paradigma, in senso che prima era un'azione individuale, dove uno si installava il proprio pannello, il proprio sistema fotovoltaico di generazione, e adesso stiamo spostando a un'azione collettiva, perché per fare sempre di più rinnovabile e inserire questa in nostra matrice energetica, dobbiamo arrivare a una sorta di simbiosi energetica, quindi produrre e consumare questa energia nello stesso momento, e questa è una grande sfida, perché le energie rinnovabili ci sono quando c'è il vento, quando c'è il sole e non quando c'è il bisogno, molte volte. Quindi condividere questa energia è molto importante e è questo il cambio di paradigma. Quindi, che cosa sono le comunità energetiche? È un'associazione costituita da consumatori, cittadini, imprese, enti pubblici e altri soggetti che all'interno di un'area geografica, no, producono e consumano energia fatta in casa da fonti rinnovabili in una ottica di simbiosi energetica, quindi sfruttando i profili diversi di consumo. Noi ci muoviamo nel quadro di riferimento per l'autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile, che parte della direttiva dell'Unione Europea sulla promozione delle fonti rinnovabili, inserita nel Clean Energy Pact, il pacchetto sull'energia pulita, che è stato approvato in dicembre del 2018. In Italia abbiamo una fase di sperimentazione che è ancora in corso, anche se nel novembre dell'anno scorso è stata ricevuta in modo definitivo la direttiva con il decreto legislativo 199-2021 di novembre. Quindi ci muoviamo in questo quadro normativo e parliamo in questo webinar di autoconsumo diffuso, autoconsumo collettivo e comunità energetiche delle rinnovabili. Abbiamo anche le comunità energetiche dei cittadini, che è inserita nella direttiva sul mercato elettrico, però questa oggi non sarà oggetto di analisi. Queste sono le tre tipologie che parlavamo prima, che andremo a vedere. Dico già dall'inizio che teniamo in conto che questo impianto fotovoltaico è un agrofotovoltaico, quindi non è un terreno agricola, però la possibilità dell'autoconsumo individuale a distanza con o senza una linea diretta ci permette di collegare un impianto e sfruttare questa energia in un luogo diverso, in un posto distante.
Questo è molto importante e questa è la logica anche che si verifica nei gruppi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche. Quindi è fare un autoconsumo diffuso sul territorio, ma di prossimità. Questo ti permette di non utilizzare tanto la rete di trasmissione, soprattutto, e avere la possibilità di inserire più fonti rinnovabili nella nostra matrice. Quindi, prima partiamo dal concetto dell'autoconsumo individuale a distanza, questo con la linea diretta. È un cliente finale che produce e accumula l'energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo tramite uno o più impianti, preso lo stesso edificio o in siti diversi. In questo caso ci interessa in un sito diverso, perché è questa la innovazione che ci porta il 199 e che adesso con la consultazione di ARERA non abbiamo ancora i famosi decreti legislativi attuativi di ARERA, però con il documento di consultazione abbiamo più elementi per valutare questa ipotesi. È stata anche inserita una modifica nel decreto legislativo, quindi proprio per permettere questo collegamento diretto in una lunghezza, in una distanza non superiore a 10 km. È sempre un collegamento, e questo è importante, individuale, quindi un sito di produzione, un sito di consumo. Questo impianto può essere di tesso e può essere anche un impianto esistente. Il beneficio che ci porta è un autoconsumo in diretta, quindi un mancato costo in bolletta che viene a togliere della bolletta anche tutti gli oneri del sistema, quindi porta un notevole risparmio, soprattutto in questo momento storico. L'altra possibilità di autoconsumo individuale, in questo caso funziona come, diciamo così, una comunità energetica fatta tra se stesso, quindi un cliente finale può installare un impianto, vediamo qua fuori, per esempio, di un centro storico, e condividere questa energia, questa volta con diversi utenti dello stesso cliente finale, però può essere con diversi utenti perché non abbiamo il limite del cavo, così portando non una riduzione in bolletta diretta, perché siamo privo della linea, quindi non abbiamo un cavo che collega, non abbiamo neanche il costo di costruire questo cavo, però in questo caso possiamo fare questa condivisione con la rete pubblica. Quindi io produco in un sito, e metto questa energia in rede e la prelevo virtualmente in un altro sito della mia stessa proprietà. Questa possibilità, come detto, non porta una mancanza di prelevo, non porta una riduzione in bolletta diretta, ma consiste nella possibilità di prendere un incentivo che è uguale a delle comunità energetiche. Non sappiamo ancora qual sarà questo valore, perché ci mancano, come aveva indicato prima Claudia, i decreti attuativi del MITE che stabiliranno questi incentivi, però possiamo fare già un po' di stima con i valori che ne abbiamo per la fase di sperimentazione, una volta che la configurazione è molto simile con una comunità energetica. Quindi, per fare veramente semplice, sarebbe una comunità energetica di un unico individuo, visto che la condivisione dell'energia è in modo virtuale. Questo anche qua si potrà fare con impianti esistenti, però in questo caso penso che l'incentivo non verrà erogato, perché la nuova disposizione, da quello che vediamo nel documento di ARERA, è che gli impianti esistenti non prenderanno gli incentivi. Parleremo di questo quando vedremo le comunità energetiche. Un passaggio avanti e vediamo l'autoconsumo collettivo nell'articolo 30. L'autoconsumo collettivo può essere verificato quando abbiamo un perimetro molto ridotto e definito. Parliamo dello stesso edificio o condominio. Nel caso del condominio possiamo avere un super condominio, quindi un'area dove ci sono diversi palazzi, diverse torri, per esempio. È una condivisione dell'energia virtuale anche qua, quindi tutta l'energia
viene condivisa tramite la rete esistente, senza la necessità di passare nuovi cavi, e l'energia prodotta viene incentivata. Il valore è un poco minore delle comunità energetiche nella fase di sperimentazione, vedremo anche questo fra poco, però nella fase a regime, per avere un perimetro più circoscritto, la tendenza è che l'incentivo possa essere un poco maggiore delle comunità energetiche. Dobbiamo vedere con i decreti attuativi. Con il documento di ARERA è stata aperta la possibilità di anche consorsi industriali partecipare di un schema di autoconsumo collettivo. La distinzione principale tra l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche è che le comunità energetiche hanno bisogno di un soggetto giuridico autonomo per esistere la comunità energetica. L'autoconsumo collettivo, invece, non ha bisogno di un soggetto giuridico autonomo, quindi non abbiamo bisogno di questo costo addizionale, di questa complessità addizionale. E in questo caso, il proprio condominio o un soggetto può essere indicato come referente perante il GSE. Un po' di distinzione tra gli aspetti distintivi tra l'autoconsumo virtuale con e senza la linea diretta. Il vantaggio dell'autoconsumo virtuale è che non si deve costruire la linea, che se viene fatta in modo interrato, sottoterra, viene autorizzata nella stessa procedura dell'impianto, però se viene fatto in aria deve avere una procedura specifica, quindi un po' più complessa. L'incentivo dell'autoconsumo virtuale e anche il collettivo è un valore fisso ventennale, anche se non sappiamo ancora qual è esattamente questo valore. Invece, l'autoconsumo in linea diretta è il costo dell'energia che è variabile perché è attrelato al PUN, il prezzo unico nazionale. Quindi per fare un business plan ventennale, se vogliamo avere un valore fisso, magari il virtuale può essere più indicato, anche se in questo momento l'autoconsumo in diretta con il cavo è quello che porta un ricavo, un risparmio maggiore. L'autoconsumo virtuale è calcolato in base oraria, così come nelle comunità energetiche e nell'autoconsumo collettivo. Questo vuol dire che se l'energia viene prodotta e consumata dentro un arco orario, è considerata consumata istantaneamente. Invece, con il cavo, si deve avere un consumo immediato, vero e proprio, per avere un mancato costo in bolletta. L'incentivo per l'autoconsumo virtuale, come è assimilato alle comunità energetiche l'autoconsumo collettivo, è autorizzato per impianti fino a 1 MW di potenza. Nel cavo non ha questi limiti, quindi si può parlare di impianti anche sopra i megawatt di potenza. In entrambi i casi gli incentivi sono riconosciuti solo per impianti nuovi, in questo caso parliamo di impianti installati dopo 16 dicembre dell'anno scorso, e l'autoconsumo virtuale è limitato anche nell'area della cabina primaria, proprio come le comunità energetiche, che hanno un perimetro di condivisione dell'energia limitato alla cabina primaria. Il documento ARERA ci lascia anche una possibilità di partire con il cavo, perché questa veramente è la configurazione ottimale in questo periodo storico, dove il prezzo della componente energia è molto alto, vedremo questo più avanti, e in un secondo momento cambiare per un'incentivazione attrelata alla condivisione virtuale. Questa è una possibilità che si intravede nel documento di ARERA. Dobbiamo sempre aspettare i decreti attuativi, però sembra che sarà così. L'autoconsumo virtuale non ha la esenzione dei oneri di sistema, quindi abbiamo questo costo maggiore in questo senso. Quindi un'analisi di entrambe le possibilità è sempre necessaria per il caso concreto, anche perché il cavo ha un costo che è importante e che impatta il business plan, quindi deve essere analizzato in dettaglio. Adesso, arrivando alle comunità energetiche, l'articolo 31, le comunità energetiche, come sappiamo già da un po',
deve fornire benefici ambientali, economici, sociali e non perseguire profitti finanziari. Questo è lo scopo principale. È un soggetto di diritto autonomo, quindi abbiamo bisogno di un'entità giuridica creata per gestire il gruppo. È un soggetto dove i membri, che sono persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità legali, locali, come le amministrazioni comunali, possono avere un ruolo nella governance della comunità energetica, quindi è definire la visione e il percorso, l'indirizzo della entità giuridica. Altri membri, come le grandi aziende, possono partecipare perché è un'entità che deve essere aperta a tutti, quindi tutti che vogliono partecipare devono poter partecipare di questa comunità energetica, però in questo caso senza il potere della governance. Non possono partecipare invece le imprese che hanno come attività commerciale e industriale quella nel settore dell'energia, quindi le ESCO, i distributori, tutte queste entità possono avere un contratto con la comunità energetica, possono essere i produttori, per esempio il proprietario dell'impianto, però non possono essere inseriti all'interno della comunità energetica come un membro. È importante dire anche che con la fase regime le comunità energetiche potranno fare altri servizi come efficientamento energetico, ricarica di veicoli elettrici ai propri membri, anche condividere altre fonti di energia, perché la fase di sperimentazione fino adesso ha riguardato soltanto la parte elettrica, però abbiamo anche il vettore calore, anche se non abbiamo ancora troppe indicazioni su questo nel documento di ARERA, e anche potrà operare come una società di vendita al dettaglio dell'energia, erogare servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico. Quindi si apre veramente un nuovo mondo alle comunità energetiche con la fase a regime. Però ci sono alcuni cambi importanti che facciamo un riassunto qua. Quindi, se prima nella fase a regime o nella fase di sperimentazione, fino adesso, diciamo così, la potenza massima degli impianti era limitata ai 200 kW, il perimetro di condivisione era la cabina di media bassa tensione, gli utenti, gli impianti dovevano essere lasciati soltanto alla bassa tensione, adesso parliamo di impianti più robusti, fino a 1 MW di potenza. Il perimetro della condivisione dell'energia, della incentivazione, è la cabina primaria, quindi parliamo di un perimetro molto più ampio, anche se il perimetro per l'entrata dei membri è ancora più ampio, vedremo tra poco. E un punto che è molto importante è che utenti e impianti adesso possono essere lasciati sia nella bassa tensione, sia nella media tensione. Soprattutto per le imprese, questo era un vincolo molto stringente perché la maggioranza delle imprese sono lasciate in media tensione. Gli impianti, per essere incentivati nella fase a regime, devono essere installati dopo 16 dicembre, che è quando la legge è entrata in vigore, e adesso possiamo fare rientrare nelle comunità energetiche un 30% di impianti esistenti. Un 30% in relazione al totale della potenza nuova installata. Questo aspetto però è un po' macchinoso, nel momento che questi impianti esistenti non avranno l'incentivo previsto nella legge e l'energia condivisa di questi impianti saranno prese in considerazione prima degli impianti nuovi. Quindi è una situazione da valutare con cautela, perché può portare al fine una riduzione dell'incentivo complessivo della comunità energetica. Questo era un aspetto che non si aspettava, che sarà oggetto sicuramente di contestazione per le categorie del settore. Dobbiamo vedere come esce il decreto attuativo di ARERA, la versione definitiva, però fino adesso è così. Dopo abbiamo i soggetti ammessi nella governance, che adesso, come abbiamo parlato prima, è un elenco più ampio. Si deve dire anche che il meccanismo dell'scambio supposto con la fase a regime della legge, con i decreti attuativi, sarà
soppresso, quindi non sarà più possibile lasciare un impianto in scambio supposto, e tutti quelli che sono oggi attivi nella modalità di scambio supposto devono essere convertiti in un autoconsumo collettivo, un autoconsumo diffuso, o rientrare in una comunità energetica entro 31 dicembre di 2024. Qui possiamo avere un layout di come funziona una comunità energetica in modo abbastanza illustrativo, quindi un soggetto installa un impianto fotovoltaico sul tetto, utilizza di solito questa energia indiretta e questo porta un mancato costo in bolletta e tutta l'eccedenza viene messa in rete e può essere condivisa con i membri della comunità energetica. In questa fase di sperimentazione parliamo di cabine di media bassa tensione e rete di bassa tensione. Questo vincolo con la legge a regime sarà la cabina primaria e la rete anche di media tensione sarà possibile condividere questa energia. Questa energia che viene condivisa di questi impianti nuovi viene incentivata per un periodo di 20 anni, è un incentivo ventennale. Qua un po' come funziona, quindi abbiamo un impianto sul tetto, per esempio in un condominio, in una palazzina, dove l'utenza fisica, come abbiamo detto, prende e ha un mancato costo in bolletta, questo è l'autoconsumo fisico in diretta, tutta l'energia eccedente viene, então, viene così immessa in rete e si prelevata dai membri nello stesso momento, l'arco orario viene considerata condivisa e incentivata. Il calcolo dell'energia condivisa è sempre quello minore tra la produzione dell'energia dell'impianto e il consumo, il prelevo dei membri facenti parte della configurazione. Questo ci porta un cambio di paradigma, perché se prima era molto facile fare un business plan che considerava tutta la producibilità dell'impianto, adesso dobbiamo tenere in conto anche la parte di energia che riesce a essere condivisa, che viene prelevata dall'insieme dei membri. Questi membri entrano nella comunità liberamente, perché uno è libero per uscire e entrare della comunità energetica. E questo può fare cambiare l'energia condivisa, il montante dell'energia condivisa, che è quello che viene incentivato. Quindi usciamo di una logica individuale di feed and forget, dove produco e metto in rete e ricevo un incentivo, conto energia o scambio supposto, sono queste modalità, a un collettivo e di smart consumers, di consumatori e produttori che sono attenti, attivi nella produzione, ma anche nel consumare energia. E dopo si aprirà anche tutto il mondo dell'aggregazione e della flessibilità, che non parleremo oggi in dettaglio. L'incentivo per l'autoconsumo collettivo e la comunità energetica e anche per l'autoconsumo diffuso, senza il cavo, è un incentivo che, si segue la stessa logica della fase di sperimentazione, sarà un incentivo tripartito, dove o un valore stabilito, fisso, ventennale, che è quello che incentiva la ditta tariffa incentivante, che incentiva la condivisione, è una restituzione ARERA per il mancato uso della rete di distribuzione e trasmissione, che è un valore abbastanza marginale, che è una valorizzazione dell'energia, si dice nel documento. E dopo la quota energia, tutta l'energia che viene prodotta viene incentivata con la quota energia, tutto prodotto e messo in rete viene incentivata con la quota energia, che prima era un valore, vediamo, metà dell'incentivo, e che adesso con il caro energia è circa 300 euro il megawatt ora, quindi tre volte in più di quello che è la tariffa incentivante in questa fase attuale. Si aspetta una riduzione della tariffa incentivante per le comunità energetiche, perché la taglia, come abbiamo visto, cresce, passiamo di 200 kW per 1 MW complessivo di potenza, e anche il perimetro di condivisione si amplia notevolmente, perché passiamo dalla cabina media bassa tensione alla cabina primaria. Questi valori che vediamo qua è della fase di sperimentazione, siamo in attesa del decreto del MITE con i valori della fase a regime. Questi valori, si deve dire, sono cumulabili con le detrazioni fiscali e anche con il super bonus, tranne la tariffa incentivante. Quindi se un impianto è supportato dal super bonus,
può prendere la quota energia e anche la valorizzazione di ARERA, però non la tariffa incentivante. Adesso in questa fase, da quello che si osserva nel documento di ARERA, abbiamo una condivisione di energia anche a livello di mercato, perché tutti i membri possono, in un stesso mercato elettrico, vedremo questo più avanti, possono rientrare in una comunità energetica. Dopo, quelli che sono sotto la stessa cabina primaria possono condividere l'energia in modo incentivato. Quindi abbiamo l'energia che può essere condivisa a livello di zona di mercato, questa è la componente energia che in futuro potrà essere scorporata dalla bolletta. Quell'energia che viene, e questa può essere di impianti esistenti o nuovi, quell'energia autoconsumata, condivisa da impianti esistenti sotto la stessa cabina primaria, quindi impianto e membri sotto la stessa cabina primaria, in essere un impianto esistente, prende, valorizza questa energia con la componente energia, oltre a restituzione ARERA, e se questo impianto è un impianto nuovo, in questo caso, solo in questo caso, abbiamo anche la incentivazione, la tariffa incentivante. Abbiamo già un po' parlato della nota qua, che come è prevista che il calcolo privilegi, oltre all'attenzione, anche l'entrata in esercizio di un impianto, la partecipazione di impianti esistenti può ridurre l'incentivo totale da percepire per la comunità energetica, quindi si deve fare molta attenzione in questo. Questo è un schema che ci fa vedere i membri, quindi abbiamo un primo nucleo che sono quelli membri sotto la medesima cabina primaria, questi membri possono condividere energia con incentivo, prendere la tariffa incentivante oltre a valorizzazione ARERA e la quota energia, e avere il controllo della CE, quindi partecipare alla governance, se sono in quell'elenco che abbiamo indicato prima. Tutti quelli che si trovano nello stesso comune dell'impianto possono, in questo caso fuori il perimetro della cabina primaria, possono partecipare anche della governance, possono condividere l'energia, però senza prendere la tariffa incentivante. E tutti gli utenti della stessa zona di mercato possono anche questi rientrare in una comunità energetica, però senza la possibilità di partecipare alla governance e senza una condivisione incentivata o valorizzata, quindi in questo caso soltanto la quota energia. Il mercato elettrico, per darvi un'idea, sono divisi in queste zone geografiche regionali, e per esempio se prendiamo il mercato nord abbiamo diverse regioni che fanno parte, quindi possiamo ragionare su una comunità energetica adesso di veramente vasta scala e abrangenza nazionale. Come soprattutto in Italia parliamo di fotovoltaico, faccio vedere questo profilo di generazione e consumo che è abbastanza illustrativo. Quindi abbiamo la campana del fotovoltaico, di solito il consumo degli utenti residenziali sono spostati fuori questa campana, quindi l'idea per ottimizzare è coinvolgere più utenti, quindi avere utenti con profili diversi all'interno della comunità energetica, aggiungere batterie, accumulo, perché anche qua sono molto importanti per maximizzare la condivisione dell'energia, in un futuro anche partecipare al mercato della flessibilità, che l'indicazione del documento è di una fase di sperimentazione nei prossimi 2 anni, e dopo ragionare anche con la mobilità elettrica. Anche qua stiamo in attesa di una fase di sperimentazione per il veicolo to grid, lo scambio tra la rete e le auto elettriche. È importante dire che l'incentivo arrivano erogati dal GSE al referente della comunità energetica, se un produttore stesso indicato, o alla comunità energetica stessa, e viene ripartito
ripartito tra i membri d'accordo con le regole e il regolamento dato per la stessa comunità energetica. Questa divisione può essere fatta in tutti i modi. Per esempio, si può ragionare con una divisione uguale per tutti, abbastanza facile di implementare, però non così stimolante per avere un comportamento virtuoso che spinge a un consumo nel momento della produzione. Si può ragionare in una divisione per quota di autoconsumo, quindi quei membri che hanno apportato, che hanno avuto un comportamento virtuoso e apportato più beneficio alla comunità energetica, prendono anche lì una fetta maggiore degli incentivi. Di solito si ragiona anche con una remunerazione per ripagare l'investimento, se questo investimento è fatto di un unico produttore o se abbiamo un produttore teso alla configurazione, quindi una parte, e questo nostro collega Marco Costa, l'ingegnere Marco Costa, si farà vedere più avanti come funziona per ripagare il finanziamento dell'impianto. E possiamo avere anche una combinazione di queste regole, questo sarebbe lo schema 3, dove privilegio quelli prosumer, quelli membri che oltre a consumare energia la producono anche. Possiamo ragionare anche nella messa a disposizione di servizi ben comune o supporto a situazioni di povertà energetica. Questa è anche una possibilità. Questo viene stabilito dai membri fondatori della comunità energetica inserito nel regolamento. Parlando dell'entità giuridica, qua abbiamo una gran libertà nel caso italiano, perché può essere qualsiasi entità giuridica che possa agire in nome proprio. Di solito si identifica la cooperativa e le associazioni come la forma più adatta. Quando si parla di imprese, una comunità energetica all'interno delle con imprese, anche il consorzio può essere una società consortile, può essere un'entità adatta. Entretanto, tuttavia, quando parliamo di enti pubblici, l'associazione o la cooperativa mutualistica è più adatta a questi obiettivi. Le principali distinzioni tra l'associazione e le cooperative mutualistiche sociali sono lo scopo di lucro, che la cooperativa può avere uno scopo di lucro, l'associazione invece no. Anche se l'obiettivo non è perseguire il lucro in ogni caso, perché questo è un abbiamo un divieto su questo legislativo sulle comunità energetiche, no? Di questo scopo. L'obbligatorietà della forma giuridica, possiamo avere anche un'associazione non riconosciuta, che ha una questione di responsabilità civile, però ha un curso minore e è più snella nella sua creazione. Il numero minimo di soggetto, qui viaggiamo tra 3 per un'associazione, 7 per una cooperativa. La forma pubblica, il registro nell'atto dell'impresa, nel caso della cooperativa, e anche i costi. I costi viaggiano tra 500 euro più o meno per un'associazione non riconosciuta, 1.500 per una riconosciuta, anche se per un'associazione riconosciuta si deve versare un minimo di 15.000 euro per creare la personalità giuridica in questo caso, e dopo la cooperativa, dove parliamo di valori ancora più alti, partendo da 3.500 per la Costituzione. L'entità giuridica comporta anche una questione fiscale, in questo caso abbiamo una distinzione della tara dell'impianto, almeno fino adesso. Magari verrà aggiornato questo dall'Agenzia delle Entrate con la legge a regime, però fino adesso, se abbiamo un aggregato di impianti fino a 200 kW, questi ricavi non hanno una rilevanza fiscale. Invece, se parliamo di una comunità energetica con un aggregato di impianti superiore a 200 kW, questi ricavi sono fiscalmente rilevanti. Quindi anche qua, magari per le comunità energetiche più piccole, l'associazione è più indicata, e se parliamo di un'entità che visa essere più corposa, attuare nel mercato della flessibilità, fare scambi di energie e avere un'abrangenza più ampia, la cooperativa è la vesti
più adatte. È importante dire che ogni comunità energetica deve avere una veste fatta su misura, perché ha una visione, ha un scopo specifico, quindi questo deve essere considerato prima di scegliere la veste giuridica. Magari salto per avanzare un po'. È importante dire anche sull'aggiornamento che è arrivato con il decreto energia 17/2022, il decreto taglia prezzi, dove sono state identificate le aree idonee per il fotovoltaico, la cosiddetta il solar belt. Quindi parliamo adesso, abbiamo queste aree idonee legali per legge, sempre se non ci sono i vincoli dei beni culturali, possiamo ragionare entro 500 metri delle zone industriali e artigianali, commerciali, come aree idonee per fare il fotovoltaico a terra. Anche le cave, le miniere in queste zone. E quando andiamo sulle autostrade, il perimetro è entro 300 metri al lato delle autostrade, anche qua sono considerate aree idonee per forza di legge. Nelle aree industriali abbiamo anche qua una deroga degli strumenti urbanistici per le coperture dei impianti fotovoltaici che possono coprire fino al 60% dell'area industriale di pertenenza. Questo visa agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici più robusti, soprattutto per fare fronte al caro bolletta, la situazione attuale. Un altro aggiornamento normativo è anche la possibilità di valersi di procedure più snelle per l'autorizzazione del fotovoltaico. Qua ci interessa soprattutto quella fino a 200 kW, che è il modello semplificato unico, e fino a 1 MW, la dichiarazione di inizio di lavori asseverata. Questo visa anche facilitare la partenza di questi impianti. Per fine, lascio nei slide un po' di approfondimenti. Sono guide che sono state rilasciate sul tema e ringrazio a tutti voi dell'attenzione e sono a disposizione ulteriormente per ogni domanda. Adesso passo la parola all'ingegnere Marco Costa, che ci parlerà del master plan e come avviare passo a passo una comunità energetica. Grazie mille. Si sente adesso? Con un po' di eco. Dovrebbe sentirsi? Ok. E, dicevo, l'accumulo, c'è una domanda su come funziona. L'accumulo al momento viene considerato come parte integrante del sistema di produzione, quindi è considerato ammissibile solamente prima del contatore dell'impianto fotovoltaico, e quindi fondamentalmente funge da produttore extra per le ore magari serali rispetto a ora si vede? Ok, quindi l'accumulo è visto solo come un'aggiunta della produzione in orari in cui l'impianto fotovoltaico non produrrebbe. E quindi è solo possibile in forma di immissione, perché c'è una criticità a livello di sostanzialmente di trading giornaliero, e questo non è consentito dare.
spero di aver risposto alla domanda. Partendo adesso a valle di quello che ha detto Felipe, approfondiremo quello che è il ruolo degli enti locali nell'avvio delle comunità energetiche e tutte le configurazioni possibili, andando ad analizzare uno dei quattro principali step, che è appunto quello del master plan preliminare che andremo a spiegare in questa presentazione. Le altre fasi, una volta ottenuto un master plan, quindi un'analisi del contesto e della potenzialità degli impianti fotovoltaici che si possono mettere, o degli impianti a fonte rinnovabile, si dovrà comunque sviluppare un concept più ampio e una progettazione di dettaglio e definitiva ed esecutiva per poi andare a realizzare gli impianti. Ci sarà tutto un percorso di partecipazione per coinvolgere gli stakeholder e andare a creare quello che poi è il soggetto giuridico che darà avvio alla comunità energetica. Il master plan consta di diversi passaggi. Il primo è quello di andare a individuare quelli che sono gli impianti esistenti e andare a vedere quella quota che può essere al massimo del 30%, da andare a inserire all'interno del portfolio di impianti che considererà la comunità energetica. In seconda battuta si andrà ad analizzare quelli che sono i profili elettrici dei consumi degli edifici, in particolare noi stiamo facendo riferimento a edifici pubblici, che servirà a calcolare la quota di autoconsumo di ciascun edificio, per poi andare a individuare le infrastrutture elettriche che caratterizzano il territorio, in particolare la cabina primaria, come ha detto prima Felipe, è appunto cardine che definisce il perimetro in cui è possibile definire una comunità energetica, e contestualmente una mappatura di tutte le aree di riferimento che possono fungere da aree di produzione, che siano tetti o superfici in generale. Quindi si individuano i siti di interesse anche scremando quelli, ad esempio, edifici vincolati, edifici storici o edifici strutturalmente non idonei, e si va a calcolare la potenza installabile nei modi più o meno di dettaglio che si deciderà di fare. L'individuazione poi degli attori sarà fondamentale, perché come abbiamo visto prima, andare a mettere assieme, ad aggregare diversi profili di consumo è l'aspetto vincente per andare a massimizzare quello che è la quantità di energia condivisa. Per la mappatura dei siti idonei, ovviamente noi adesso stiamo già supportando alcuni comuni soci dell'associazione per andare a definire quali sono gli edifici più interessanti, e quello che andiamo a fare è individuare la superficie utile, quindi andando a eliminare quelli che non hanno vincoli, quelli che hanno vincoli e sono strutturalmente adeguati. Andiamo poi con alcuni coefficienti di nostra conoscenza e basati sull'esperienza dell'agenzia, andiamo a convertire quella superficie in una potenziale di potenza installabile, e questo dipende anche ovviamente dalla tipologia di superfici che abbiamo. Se parliamo di terreni, di superfici piane, tetti piani, tetti a 2 o 4 falde. Si calcola poi il potenziale installabile per ciascun sito, e quindi si ha dapprima uno screening generale di quello che è il potenziale massimo o ritenuto massimo per il numero di edifici che siamo andati a considerare, e si potrà poi in un secondo momento andare ad affinare questa potenzialità andando a fare dei layout di massima con software più o meno commerciali per valutare un dimensionamento più corretto. Quindi vedete, si può andare dai terreni fino a edifici anche con strutture particolari, e questo serve a definire quello che è una base di partenza per poi andare a valutare una progettazione definitiva ed esecutiva con i professionisti del settore. Per quanto riguarda il percorso che porta alla valorizzazione dell'energia condivisa, si parte appunto dalla definizione della taglia di impianto, che servirà a sviluppare un quadro economico per l'investimento da sostenere. Si calcolerà la producibilità, come abbiamo visto, per andare poi a scorporare quello che è l'autoconsumo in diretta, quindi lo sconto in bolletta che viene fatto dall'impianto, viene generato grazie all'impianto, e avremo sostanzialmente due elementi che andremo a valorizzare: quello proprio dell'energia condivisa, quindi con gli incentivi più la quota di ritiro dedicato che ha spiegato in precedenza Felipe, che sono componenti adesso a 110 euro megawattora,
da parte del Ministero della Transizione Ecologica, 8 euro da parte di ARERA per megawattora e, come abbiamo visto, 300 euro megawattora per il ritiro dedicato. L'energia che, non, qualora non venisse condivisa, che non ci fosse il kilowattora prodotto, consumato da qualcuno all'interno della comunità energetica nello stesso istante o nello stesso frangente orario, verrà comunque ceduta in rete e valorizzata, e verrà valorizzata ancora con il valore di ritiro dedicato. Questo considera una configurazione base, poi, come abbiamo visto in precedenza, potrà essere valorizzata anche in altre forme, come il trading dell'energia o future configurazioni che anche noi stiamo studiando. Si va quindi a sviluppare un piano economico finanziario e i parametri che sono fondamentali nella definizione di questo piano economico sarà stimare quella che è la quota di energia condivisa, che va poi a impattare su quello che è l'effettivo introito da parte della comunità energetica. Si definirà a livello di statuto la quota che andrà ai soci produttori, quindi quelli che hanno anche investito negli impianti, rispetto a quelli che partecipano solo come consumatori. E adesso noi stiamo vedendo diverse configurazioni, da un 50-50 o un 80-20, per andare a massimizzare quello che è il ritorno dell'investimento iniziale. Si può considerare un finanziamento che va ovviamente dallo 0 al 100% con i tassi che si trovano a mercato, e l'aspetto più complicato in questo momento è quello di andare a definire un profilo del ritiro dedicato da qui a 20 anni. Quindi anche noi ci stiamo un po' stiamo cercando di capire qual è questo valore più adeguato. Ci basiamo anche su quelle che sono le previsioni del mercato elettrico, però ovviamente è una supposizione che al momento è molto aleatoria. Poi si può andare così a definire quelli che sono i tassi interni di rendimento, il valore attuale netto e i tempi di ritorno di questo investimento. All'interno dei ruoli, ci sono due ruoli fondamentalmente che gli enti locali possono andare ad avere: quello dell'autoconsumo individuale a distanza, che ha spiegato bene Filippo in precedenza, e quello di attore in diverse forme, che andremo ad approfondire per quanto riguarda le comunità energetiche. L'autoconsumo individuale a distanza è particolarmente adatto a soggetti come i comuni, che hanno diversi siti, diversi pod intestati ad esso, e possono essere anche aziende multisito all'interno della stessa cabina primaria o della stessa area di mercato come confine massimo. Questo appunto è definito dall'articolo 30,1 del decreto legislativo 199 del 2021, e ripassando velocemente quello che ha detto in precedenza Felipe, c'è una versione virtuale in cui si ricevono degli incentivi e un RID qualora questo autoconsumo venga effettuato senza una connessione diretta, quindi facendo partecipare tutte le forme possibili, dal solo consumatore al solo produttore, passando per i produttori e consumatori, oppure nella versione con un collegamento fisico, che deve essere necessariamente tra singoli edifici, e questo verrà valorizzato in modo diverso. È sostanzialmente come avere, invece che l'impianto sopra il tetto dell'edificio, in un'altra parte, ma virtualmente è la stessa configurazione. Quindi si avrà una riduzione di consumo, si avrà un ritiro dedicato, ma non gli incentivi ministeriali. Per darvi un esempio, se consideriamo una configurazione con 4 edifici produttori, di cui 3 hanno sia una quota di autoconsumo che di immissione extra in rete, questi andranno poi a cedere ad altri palazzi storici, magari, o edifici vincolati, tutta l'energia in eccedenza, mentre abbiamo anche la possibilità di includere un tetto, ad esempio qui del bocciodromo, che mette a disposizione tutta la sua energia a un altro palazzo storico vincolato, che non potrebbe avere un impianto fotovoltaico. Quindi l'importante è che ci siano pod di produzione in piena disponibilità dell'ente pubblico, anche se l'impianto può essere di proprietà di soggetti terzi, quindi investitori, che poi vengono remunerati con sia gli incentivi che i risparmi, e i pod di consumo siano intestati anch'essi all'ente. Quando si va a considerare tutta l'eccedenza di quei, ad esempio, 3 edifici che, una volta scorporato l'autoconsumo, mettono a disposizione
l'energia in rete, nella rete locale, avremo un profilo che aggregato qui per ragioni di semplicità a livello annuale e su base mensile, che è la curva arancione, verranno considerati poi in una simulazione ora per ora per andare a considerare il calcolo dell'energia condivisa rispetto alle necessità di consumo da parte dei soli soggetti consumatori. Quindi vedete che in questo caso c'è una buona condivisione dell'energia. Un caso recente, che è proprio quello dei profili che qui vedete, arrivava fino a un 70% di condivisione dell'energia extra prodotta. Quindi una volta che avremo la definizione di quello che è l'incentivo, andrà ad essere veramente interessante il contributo che arriva dall'incentivo per la condivisione del consumo individuale, oltre a il consumo diretto degli edifici. Quindi l'obiettivo è appunto quello di andare a massimizzare l'energia tra i pod dell'ente pubblico. Anche qui è importante scegliere dei profili che rispecchino quello che è la produzione extra. Si avrà quindi un risparmio in bolletta diretto per i siti prosumer, quindi produttori e consumatori, e il controvalore dall'autoconsumo individuale a distanza. Se andiamo a vedere i ruoli che possono avere gli enti pubblici nella configurazione invece di comunità energetiche rinnovabili, sono sostanzialmente tre. Il primo è quello di fare un ruolo prettamente di promozione e di attivatore per il territorio, il secondo di essere un membro attivo della comunità energetica, e il terzo è quello di essere un produttore esterno alla comunità energetica, qualora non volesse essere parte di tutto il meccanismo anche nel medio-lungo periodo. Nella parte di promozione possono esserci varie attività, tra cui quella di fare informazione e diffondere le buone pratiche legate alle comunità energetiche, cercare di rendere le norme per quanto possibile nel proprio regime di azione, le norme locali, e semplificare al massimo le procedure, fino ad attivare percorsi partecipativi e attivare gli attori del territorio per creare appunto il primo nucleo di una CER e magari sostenerlo nel tempo. Come membro della CER potrà essere sia produttore che consumatore, quindi qualora avesse degli edifici in cui è possibile effettivamente installare degli impianti e volesse far parte della comunità energetica in una delle due forme che abbiamo visto in precedenza anche a livello di soggetto giuridico, oppure solo come consumatore, e ci saranno altri che andranno a immettere gli impianti e l'energia da essa prodotta. Quindi il primo modello che è disponibile è quello appunto di tramite degli accordi con soggetti terzi o enti del terzo settore, attraverso la costituzione fondamentalmente di un'associazione riconosciuta o in futuro di una cooperativa, è possibile mettere a disposizione sia gli impianti esistenti per un massimo del 30% o andare ad installare nuovi impianti con diverse forme di gara o di assegnazione diretta dei lavori. Cosa succederà? Succederà che l'ente pubblico fa un investimento e andrà ad installare sugli edifici pubblici degli impianti fotovoltaici, che questi genereranno sia autoconsumo o cessione dell'energia alla comunità, e la comunità riceverà l'incentivo come controvalore dell'energia condivisa. Questa energia sarà appunto condivisa con i membri della comunità energetica e l'ente pubblico avrà un ritorno economico dall'investimento, sia dall'incentivo che dal risparmio in diretta. Per quanto riguarda invece la configurazione di produttore esterno alla comunità energetica, potrà affidarsi anche ad enti terzi per l'investimento, oppure potrà con le proprie risorse andare ad investire direttamente. Adesso sappiamo che le nuove soglie per gli affidamenti dei lavori arrivano fino a 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, poi si dovrà procedere con una gara di affidamento pubblico per valori superiori. In questo caso, qualora fosse anche un soggetto terzo che investe nella configurazione della CER, semplicemente bypasserà quello che era il ruolo del comune in precedenza e andrà a riprendersi l'investimento con gli incentivi che andranno a ricavare, o parte dei risparmi nel caso sia un contratto di performance energetica o nel caso di soggetto ESCO.
Un altro modello possibile che permette ai comuni di essere produttori esterni alla comunità energetica è quello di andare a differenziare quello che è l'installazione di impianti su propri edifici. Nel primo caso potremmo avere la configurazione in cui un soggetto terzo va ad installare sul tetto dell'edificio pubblico un impianto fotovoltaico, questo il comune manterrà l'officina elettrica, quindi la disponibilità di questo impianto, e andrà a scorporare quella che è la sua energia autoconsumata, e il resto verrà messo a disposizione della comunità energetica. Oppure potrà decidere di dare direttamente la piena disponibilità e concessione al produttore terzo, facendosi pagare per esempio un canone per la concessione del tetto. L'ultimo modello è quello un po' ibrido, che vede la possibilità di utilizzare, ad esempio nel caso avessimo delle disponibilità di superficie particolarmente ampie, quella di distinguere su più impianti con configurazioni diverse. Quindi, ad esempio, un impianto in piena disponibilità del comune per l'autoconsumo individuale a distanza e un altro impianto da mettere a disposizione con uno dei modelli precedenti alla comunità energetica rinnovabile. Per concludere, abbiamo visto che i passi per costituire una comunità energetica sono diversi e possono anche in alcune fasi andare in parallelo tra un'analisi più tecnico-economica e quella di costituzione del soggetto giuridico. Quindi andremo innanzitutto ad analizzare il contesto sia in termini di produzione, di producibilità, che di attori del territorio. Andremo a costruire una visione della comunità energetica, perché il punto cardine è proprio quello di andare a definire nella definizione del soggetto giuridico qual è l'obiettivo che si dà a questa comunità energetica. Si farà un'analisi preliminare che coinvolge il master plan che vi ho descritto in precedenza, per poi proseguire in una fase di attivazione, quindi andare a coinvolgere gli attori del territorio e svolgere tutte le attività burocratico-amministrative legate poi alla costituzione effettiva dell'entità giuridica. E la parte ovviamente più importante è quella di andare a realizzare gli impianti e richiedere al GSE avere tutte le fasi di approvazione per la costituzione della CERA. E queste sono le fasi precedenti. Poi, una volta attivata la comunità e attivati gli impianti, ci sarà tutta una fase di gestione nel medio e lungo periodo, che sarà importante già avere un'idea dall'inizio e dalla costituzione della comunità energetica. Io vi ringrazio, se avete domande vi lascio la mia mail. Adesso, se ci sono domande in chat o direttamente a Claudia, possiamo rispondere prima di, o anche dopo aver passato la parola. Siamo ancora qui. Claudia, io non ti sento, non so se gli altri ti sentono. Immagino che, essendo stato assegnato il ruolo, assegno ruolo, assegno controllo, mantiene strumenti, cambio relatore. Claudia? Non sentiamo Claudia, però ti ho assegnato già il ruolo di... Sì, scusami, dove metto sullo schermo? Perché non mi... Vedete già il mio schermo? Sì, vediamo già lo schermo, però ancora... Però vedete me, esatto. O vedete lo schermo in proiezione? Vediamo lo schermo per lo schermo del computer, non la presentazione ancora. Ok, allora devo cambiare un attimo solo. Op. Ora vedete lo schermo della presentazione? Esatto. Bene, scusatemi, ho... doppio schermo che serviva, ecco, ma non serviva. Bene, allora io intanto buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Andrea Martinez, vice direttore generale di Sinloc, responsabile delle attività di advisory del gruppo. Alla luce anche
del fatto che siamo andati un pochino lunghi sulla tabella di marcia, o riconfigurerò un po' la mia presentazione cercando di, da un lato, ripartire un pochino da lontano e poi ritornare invece molto vicino a quello che bisognerebbe fare più o meno da domani mattina. Riparto da lontano perché vorrei che in qualche modo tutto questo confronto venga poi ricondotto in maniera ancora più forte a quelle che sono, qual è il quadro di policy e i veri obiettivi per cui si sta spingendo a livello europeo, anche adesso anche nazionale, alla nascita delle comunità energetiche, dei distretti energetici positivi. Ci sono dei motivi economici, ma non sono solo quelli. Non toccherò sui modelli di intervento, che sono ampiamente stati trattati dai colleghi che mi hanno preceduto. Farò solo un cenno a due modelli per iniziare, e oggi parliamo agli enti locali, a diciamo movimentare il territorio nella costruzione di un'agenda di transizione energetica che fa perno anche sulle comunità energetiche, sui distretti energetici positivi, e portandovi qualche esperienza e semplicemente riportandovi due modelli che in qualche modo vediamo vanno per la maggiore. E infine, molto rapidamente, illustrare quello che è il ruolo e le soluzioni che AES, con il supporto di Sinloc, potrà offrire agli enti locali interessati. Allora, tornando appunto da lontano, vorrei ricordare a noi tutti che di fatto siamo nel solco dell'accordo di Parigi, del New Green Deal, del Clean Energy Package, del pacchetto Fit for 55, che è una croce, o meglio, una delizia e una croce. È una delizia perché sono tutti disegni di normative, sono tutte policy e normative e strumenti finanziari che viaggiano con tutti questi programmi che ci offrono la possibilità di fare delle cose. Ricordiamoci che sempre che c'è anche l'altro bicchiere mezzo vuoto, che se non lo faremo perderemo competitività e saremo anche sanzionati. Quindi siamo in quella situazione un po' tra l'incudine e il martello del faccio o non faccio, perché lo faccio, parto ora, parto dopo e che succede se non lo faccio. Ma il quadro è molto incoraggiante perché l'Europa sta puntando tantissimo su queste tematiche, non è solo un problema di decarbonizzazione, come vedremo tra poco, e attraverso la Renewable Energy Directive 2 e l'introduzione nella stessa delle comunità energetiche rinnovabili come strumento di fatto di riforma del sistema di produzione e distribuzione energetica a livello territoriale, crediamo che il segnale sia molto forte su dove in qualche modo a un certo punto arriveremo. Perché appunto, come dicevo, la RED enfatizza il ruolo nel raggiungimento dei target comunitari, lo enfatizza in quanto viene riconosciuto proprio come strumento sia di innovazione sociale sia di ridistribuzione del valore generato dalla commodity energia, ma anche, vedremo tra poco, ci sono altri motivi, e sono dei motivi fisici intesi come fisica scientifica. Infatti abbiamo un tema di questo tipo, parto da in basso a sinistra: in assenza di un bilanciamento di una rete è impossibile fondamentalmente fisicamente, e mi riferisco alla scienza, massimizzare la quota di produzione FER. Le FER sono, come sappiamo tutti, fonti discontinue, non prevedibili. L'assenza del bilanciamento e quindi di sistemi in cui, con quel concetto di simbiosi energetica che l'avvocato introduceva prima in maniera molto efficace, è praticamente tecnicamente impossibile progredire nell'accelerazione delle FER. Le reti salterebbero, in buona sostanza non avremmo la possibilità di controllare questa forza della natura che sono le fonti rinnovabili. Quindi questo è il primo tema che io credo che non sia sufficientemente in agenda nella discussione che vediamo che si va svolgendo su questi temi. C'è molta focalizzazione sull'incentivo, c'è molta focalizzazione sul vabbè, ma cosa portiamo a casa? Quello è un tema, ovviamente un tema, ma poi vedremo anche come eventualmente mitigare alcuni dei limiti delle dimensioni economiche dell'incentivo. Ma è un grande tema capire che stiamo praticamente definendo come infrastrutture le reti, rinfrastrutturare le future rete elettriche dei nostri territori. È un po' come magari
qualche anno fa, quando si facevano le reti del gas e si facevano le reti dell'acqua, adesso dobbiamo ripensare quelle elettriche. Poi c'è un tema di resilienza, che è un po' connesso allo stesso concetto, diciamo, di revisione della rete, ma anche un'accezione, se vogliamo, cominciamo a entrare nel geopolitico, che è la terza dimensione strategica, cioè siamo costretti a digitalizzare le reti. Diciamo che la parcellizzazione in dei sottoinsiemi di ecosistemi elettrici bilanciati potrebbe essere un modo anche per diversificare il rischio. Attenzione, non voglio essere frainteso, non sto dicendo che ci saranno centinaia di migliaia di reti elettriche indipendenti, ma comunque attraverso la costruzione di piccoli ecosistemi bilanciati, se poi qualcosa va male da una parte o dall'altra, la rete viene gestita in maniera maggiore. Queste sono due cose che ovviamente non dico io, sono le cose che ci dicono a Bruxelles, che vogliono fare e il perché vogliono farlo. Geopolitico mi sembra che non va nemmeno commentato. In questo momento il rischio che il nostro paese e tutta l'Europa, diciamo, a cui l'Europa e tutto il paese e tutta l'Europa è esposto in questo momento in termini di sostenibilità del nostro modello di approvvigionamento energetico, diciamo che fino a qualche mese fa era tra le righe, non si diceva troppo ad alta voce, ma sono sicuro che purtroppo i nostri governanti a Bruxelles sapevano che c'era un rischio in arrivo e quindi hanno spinto molto in questa direzione. Poi c'è quello ambientale, che ovviamente è quello nobile di tutto questo, la decarbonizzazione. Poi c'è quello economico che non dobbiamo però guardare solo adesso nell'ottica dell'incentivo, che sicuramente è uno strumento oggi per o finanziare questi investimenti, soprattutto in ambito più privato che non pubblico, quindi diciamo è un incentivo che di fatto non punta punta o a ridistribuire quella ricchezza sul territorio o a remunerare gli investimenti, ma attenzione, arriveranno soprattutto a voi enti pubblici cospicue risorse per fare interventi sull'energia, inclusa la produzione, come era citato anche nei progetti, negli esempi precedenti. Se non lavorate però in una logica di bilanciamento, quell'energia, diciamo, la sfrutterete male e soprattutto non innescherete una transizione di sviluppo. Quindi dovete pensare a questa tipologia di progetti, diciamo, non in termini da ufficio patrimonio e come si faceva, come si fa per esempio sull'efficienza energetica, ma proprio come un insieme di azioni che servono ad avviare il territorio su un percorso preciso. L'Europa la chiama agenda di transizione energetica, che non è un PAES, è un piano operativo che proprio serve a via via implementare questi progetti. Noi lo stiamo facendo in 11 paesi d'Europa, in oltre 60 isole, e vi assicuro che vediamo dei numeri importanti, come anche diceva l'amministratore delegato in apertura. Ma quanto è importante per la UE? Beh, tanto è importante. Ci sono una quantità di denari impressionanti che l'Europa sta mettendo da anni su questo tema. La sola piattaforma Bridge prevede 88 progetti di ricerca e innovazione che lavora esclusivamente sul tema del bilanciamento delle reti. Sono oltre 800 milioni di progetti. Ci sono molteplici piattaforme di assistenza tecnica. Noi gestiamo una, NESOE, ma ce ne sono almeno altre 5-6, qua ne ho citate 4, ma che non stanno facendo altro che accompagnare, come auspichiamo che AES con Sinloc possa fare con voi, i territori ad accelerare. C'è l'Innovation Fund, che lavora tutto sul focus delle tecnologie di produzione e storage, e via scorrendo, e ovviamente il PNR e i fondi strutturali. Quindi le risorse sono molto importanti e dobbiamo capire perché vogliono ottenere quell'obiettivo. E cosa fanno gli altri paesi europei? Gli altri paesi europei lo stanno facendo, lo stiamo facendo anche noi. Ci sono più progetti in corso di lancio di quelli che attualmente sono le circa 20 comunità energetiche largo circa attive, però vedete numeri importanti altrove. Ho messo quel 150 in basso sulla Sicilia perché la regione dichiara, abbiamo visto le carte, quindi non è una dichiarazione mendace, è la verità, c'è un bando, stanno per avviare l'assistenza a circa 300 enti locali per la costituzione di comunità energetiche. Sono voluto essere cauto, ho detto vabbè, la metà magari non partono, 150 partiranno nei prossimi mesi. Abbiamo tantissime cose in partenza, quindi questo per dire che facciamo, parto adesso o parto dopo, diciamo che forse è il caso di partire, perché è un momento giusto. Cosa sono le comunità energetiche? L'abbiamo detto prima da un punto di vista tecnico, e quindi non lo ripeto, se non in questa dimensione
importante di cambiare prospettiva. Non è solo un problema di prendere l'incentivo, è veramente di ribilanciare, ripensare in un contesto multioggetto. Quindi vi faccio un esempio concreto: noi stiamo assistendo il comune di Cagliari che sta intervenendo su una pianificazione, come dire, concorrente, parallela, su 40 plessi scolastici, non uno, 40, attorno ai quali creare dei percorsi concertazione con i diversi quartieri, con le diverse, i diversi rioni, per creare una o più, probabilmente sarà più di una perché hanno più di una cabina elettrica su cui appoggiarsi, lavorando già nell'ottica, stanno lavorando già in ottica, diciamo, di recepimento dei decreti attuativi, per quindi la CER Expande, diciamo, media alta tensione, per di fatto costruire un progetto che in quel caso è un progetto sì energetico ma anche fortemente sociale, perché una parte del, non solo del contributo ma della stessa energia che comunque l'ente pubblico andrà a produrre, con dei meccanismi che hanno valutato, li riporteranno, diciamo, li ricanalizzeranno in politiche sociali. Quindi sì, va bene energia, ma non è solo energia, c'è molto di più dietro. Cariplo, come citato in apertura da sempre dai colleghi, sta portando avanti un progetto con tutti, col terzo settore, su questo tema, e quindi bisogna ragionare un po' ad ampio spettro. Allora, è stato fatto prima l'esempio dell'Emilia Romagna con la legge del 27 maggio, ma praticamente tutte le regioni d'Italia si stanno muovendo, chi più chi meno, con l'adozione sia di normative specifiche, con sostegni finanziari e con, e con dei tavoli di coordinamento per, diciamo, farsene una ragione. Perché? Perché di nuovo il tema è ben più ampio solo della pianificazione, è un modello di sviluppo che l'Europa vuole che andiamo a costruire. Abbiamo visto l'aspetto tecnico, adesso provo a cambiare, non entro nel, non ripeto in qualche modo quanto è stato detto prima, ma rispondo a questa domanda: va bene, lo vogliamo fare, ma da dove partiamo? Noi suggeriamo, perché vediamo altrove che questa è una cosa che sta prendendo piede molto, solo per darvi dei numeri, noi come Sinloc in questo momento abbiamo oltre una dozzina di progetti attivi e stiamo assistendo cumulativamente nell'intorno dei quasi 120 locali attraverso questi progetti. Stiamo vedendo che appunto un modello è quello appunto della CER pubblica. CER pubblica è intesa come una pianificazione di area vasta che, come il collega prima spiegava, va a intervenire nell'uso ottimale della risorsa pubblica, sia nella sua dimensione spaziale, quindi metri quadri disponibili per installare impianti FER, sia nella sua dimensione pianificatoria, ma anche nella sua dimensione di facilitatori e di elemento di garanzia per accompagnare la cittadinanza in questo percorso, e da ultimo ma non ultimo, perché comunque il pubblico sarà destinatario di risorse per fare produzione o comunque per fare interventi di energia, e quindi intercettare questa capacità di finanziamento che può aiutare ad attivare alcune delle strategie che dicevamo prima. Questo è il percorso per esempio di Cagliari, ma il percorso della Garfagnana, del BIM del Tagliamento, del BIM dell'Adige, e ce ne sono tanti altri. L'altra dimensione, scusate, in questo tipo di progetti si lavora molto sia sull'energia che appunto sulla dimensione sociale e di coinvolgimento, perché la popolazione non sa di cosa stiamo parlando e va informata. L'altra dimensione è quella più industriale, quindi far prendere piede più alle imprese, un ruolo ottimale lo possono svolgere i consorzi industriali, gli interporti. Noi stiamo lavorando con l'uno con l'altro, e così come per esempio i mercati agroalimentari, attraverso, diciamo, un'enfasi a quel punto chiaramente principalmente sulle imprese, di cooperazione tra le imprese, è un tema tecnico di bilanciamento tra ciò che serve a me e ciò che serve a te, ma in realtà può esserci anche in questo caso il ruolo degli attori industriali del territorio, o produttivi genericamente detti, che prendono ruolo essi stessi, sia per trovare il giusto bilanciamento del loro fabbisogno, ma anche per andare a trainare il territorio. Stiamo vedendo delle situazioni in cui la CER industriale, come dire, si porta in equilibrio in qualche modo sui suoi investimenti, o in parte in equilibrio, ma si aggancia anche con dei progetti, per esempio di Power Purchase Agreement, a impianti che sono già presenti sul territorio e magari stanno andando a esaurimento di contributi, e quindi di fatto energia a chilometro zero, ma anche
a, spesso è il caso dei nostri territori, a case, abitazioni, private abitazioni che in qualche modo ricadono nello stesso bacino poligono elettrico e che quindi di giorno danno il loro piccolo contributo al fabbisogno di quell'area industriale. Diciamo che sono i soggetti energivori che fanno un po' da spugna del territorio. Due modelli che peraltro possono viaggiare o partire in parallelo, e questi sono quelli che stiamo vedendo che stanno funzionando meglio. Salto, ma sempre questione di tempo, le risorse, ovviamente è stato detto, sono tante risorse nel PNR, anzi no, scusate, torno sulle risorse, prima sono state citate alcune, agrisolare, la linea specifica dell'M2C2 sulle comunità energetiche, ma attenzione, ci sono tante risorse anche tra le pieghe, diciamo così, per esempio ci sono quasi 1,1 miliardi di risorse per imprese turistiche, o il fondo dei fondi Thematic sempre sul turismo, che di fatto riguardano lo sviluppo locale, le imprese che fanno sviluppo locale sul territorio, anche le microimprese, che di fatto poi sono fondi destinati alla transizione energetica. Prima citavo i mercati, sono nei mercati, ci sono circa 800 milioni, mercati e le infrastrutture logistiche del territorio, 800 milioni di cui almeno il 30% deve andare sull'energia, o comunque su progetti di transizione, e quindi comunque alla fine poi devo trovare un sistema per bilanciare. Quindi in realtà questo tema è trasversale a quasi tutte le linee, moltissime delle linee, e vanno lette un po' in quell'ottica. Nel concreto, il team AES e Sinlo che cosa si propone di fare a favore degli associati di AES? Di fornire un supporto specifico nella strutturazione di queste iniziative. Con vari modelli abbiamo condiviso, attraverso appunto, rispondendo a una gara, un menu, abbiamo proposto e poi condiviso alla stesura del contratto un menu di possibili interventi che possono lavorare sia a livello di singolo comune o, a nostro avviso, suggerito in aggregazioni di uni comuni o di grandi comuni, aggregazioni, uni comuni o grandi comuni con assetti un po' diversi, quindi di erogazione del servizio, partendo sia appunto dagli studi di fattibilità alla effettiva, diciamo, attuazione delle costituzione delle singole CER e contestuale o successiva supporto alla candidatura di finanziamento. Quindi un abaco di soluzioni consulenziali che va dal primo pensiero, dall'inizio alla fine, come si dice, con una certa flessibilità di montaggio di queste soluzioni, ma anche con già una storia, diciamo, di successo, di percorso, più correttamente, delle lezioni apprese, che ci dicono che in questi progetti tendenzialmente lavorare di area vasta conviene. Cosa vuol dire lavorare di area vasta? Un esempio magari era quello di Cagliari, oppure appunto quello della Garfagnana, dove sono una decina di comuni che stanno insieme portando avanti una programmazione collettiva. Perché qual è il grande problema? Certo, un problema è andare a dimensionare gli impianti sul tetto A, B, C, D o sul campo A, B, C, D, E. È un tema, ma c'è un grande tema qui, che è coinvolgere i cittadini, coinvolgere le imprese, avere un progetto. È come se bisogna costruire un business plan che non è più bilanciato sul singolo impianto o sul singolo soggetto, ma avere una concertazione che ci porta a questo punto a poter costituire effettivamente una comunità energetica, con anche tutte quelle criticità che venivano dette prima, che sono dei soggetti in qualche modo non stabili, nel senso che possono entrare e non entrare i membri. E quindi questo ci dice un'altra cosa, che dobbiamo fare massa critica, diciamo, la comunità energetica di 20 associati è un bel progetto pilota sicuramente, ma non è ciò che fa cambiare poi la natura non contribuisce in maniera così come deve contribuire allo sviluppo del territorio. Quindi fare massa critica è importante, una maniera per fare massa critica è anche dimostrare ai cittadini che si può fare massa critica, è anche quella di comuni che lavorano assieme e cominciano a fare massa critica. Poi ognuno implementerà sul suo territorio l'azione del piano collettivo. All'atto pratico, chi mi ha preceduto in parte ha già detto quali sono i passaggi, però qua solo per mettere un po' di ordine tra questo duplice livello, quindi quello del piano delle azioni e quello del supporto alla costituzione di una o più CER. Il piano delle azioni quindi parte fondamentalmente da una mappatura di tutti i luoghi di potenziale produzione pubblica,
perché diciamo se supportiamo il pubblico è sulla parte pubblica, una comprensione ovviamente di quelli che sono sul territorio le produzioni esistenti, una opportuna intercettazione di tutti gli stakeholder chiave, ovviamente l'analisi economica di profilo economico, di sostenibilità economico-finanziaria dei diversi investimenti ipotizzati con o senza contribuzioni, con o senza, ovvero o nei diversi scenari che sono stati discussi prima, l'affinamento delle opzioni di governance e quindi i regolamenti, le gare, la caratterizzazione di una CER pilota o più CER pilota che serve più in questa fase di pianificazione anche a spiegare con degli esempi concreti sul vostro territorio, quindi riconoscibile da parte sia dell'ente che dei cittadini come proprio, diciamo, il proprio pilota, come girano i numeri e di fatto l'avvio di un processo sia di informazione che di coinvolgimento formale dei potenziali componenti della comunità energetica. Quindi alla fine di questo tipo di attività, quello che il territorio ha è un piano esecutivo in assenza però di progettazione esecutiva, diciamo chiamiamo una programmazione e progettazione parametrica, che però di fatto è quello che poi in tanti stati europei stiamo vedendo sta funzionando, è il presupposto per dire io territorio sono pronto ad intercettare risorse che vanno su questi temi e ho anche con me chi lo vuole fare, i miei cittadini, le mie imprese, perché hanno manifestato interesse a farlo. L'azione immediata successiva che può accadere un secondo dopo o qualche settimana dopo, quando insomma si ritiene, che è quella proprio poi di far partire la CER, dove di fatto quei numeri vengono e quei soggetti vengono insomma trasformati in atti impegnativi per tutti. Parallelamente a questo è chiaramente tenere il radar acceso sulle risorse e farsi trovare pronti nel momento in cui queste risorse usciranno, rispondendo e interpretando le regole di allocazione delle risorse come previsto. Scusate, sono stato un po' veloce, ma volevo comprimere i tempi proprio per un po' recuperare. Vi ringrazio e speriamo molto di poter con voi tutti fare quello che stiamo facendo altrove con, crediamo, grandi soddisfazioni per i nostri clienti, per noi, perché stiamo dando i risultati e speriamo a questo punto anche per il bene del nostro paese, che ha sicuramente bisogno di accelerare un processo di autonomia nella produzione e gestione dell'energia. Martinez, per questo intervento. E abbiamo quindi terminato, nel senso che abbiamo i contenuti. Ringrazio tutti, non solo i collaboratori di AIS, ma anche tutti gli amici di SIMA, per cui vedete che di lavorare insieme produrrà molto, in quanto tempo sono molto felice di questo. Andrea, se non si sente. Ok, ci sentite? Ecco, perfetto, grazie Andrea, grazie dell'informazione. Allora, no, io in realtà ho detto qualcosa di completamente inutile per tutti voi, cioè volevo salutarvi, quindi non ci sono elementi tecnici che sono venuti ad aggiungere. Ringrazio tutti, volevo appunto ringraziare molto Andrea Martinez che ha fatto l'ultima presentazione, tutti i ragazzi di AIS che come sempre hanno aiutato e insomma volevo dire che questa prima dimostrazione anche del fatto che lavorare insieme porterà tante energie, non solo tecniche ma anche di grande qualità negli obiettivi. Come avrete capito da questi mesi di upgrade sul tema delle CER, anche legislativi, ma soprattutto tecnici, siamo di fronte a qualcosa che andrà sempre in miglioramento, che diventerà una soluzione sempre più efficace per i nostri territori. Per cui ecco, stiamo tutti collegati e procediamo insomma in questa via che sarà sicuramente importante, ce ne stiamo rendendo conto da un punto di vista generale, strategico, perché le città dovranno a nostro avviso essere sempre più autonome per poter, dal punto di vista energetico, poter essere dei microcosmi
che si sviluppano a loro immagine e somiglianza, che possano quindi costituire questo, insomma, creare questo vestito su misura con le fonti energetiche alternative green più adatte al singolo territorio e che queste possano andare a creare sistemi di cui le CER sono grandissime rappresentanti, quindi sistemi autonomi che possano pian piano diventare sempre più democratici, quindi staccati da una rete generale che potrebbe, ahimè, trovarsi in difficoltà, cosa che ad oggi risulta particolarmente palese. Quindi, insomma, siamo qui per creare questo tailor-made per voi, per cui dopo queste 2 ore insieme spero che possiate aver avuto appunto degli elementi su cui riflettere, che vi sia stato utile. E abbiamo, credo, già risposto alle domande che sono arrivate, ma ce ne sono Abbiamo due. due domande da rispondere velocemente e anche da dire chi la registrazione e gli slide saranno inviati entro questa settimana, massimo all'inizio della settimana prossima, tramite email per tutti quelli che sono iscritti nel webinar. Una prima domanda era riguardo a tassazione dei extra profitti. Non aspettiamo che questo venga a incidere nelle comunità energetiche, anche perché è una cosa che sta partendo adesso. E sulla officina elettrica non cambia nulla, quindi oltre a 20 kW si deve fare l'officina elettrica. Le due domande erano queste, è arrivata un'altra. Sulla illuminazione pubblica, sì. La illuminazione pubblica, abbiamo quel campanello del fotovoltaico. Però la illuminazione pubblica comprende anche il semaforo, quindi nel semaforo abbiamo un consumo nel momento della giornata, quindi si può utilizzare su questo. Oltre a questo dobbiamo ragionare con accumulo, quindi con le batterie per supportare la illuminazione, fare il fotovoltaico andare anche di sera, diciamo così. Eh Quindi sì, perché l'illuminazione pubblica è protagonista proprio quando non c'è il sole, purtroppo. Quindi, esatto. esatto, rispetto al fotovoltaico, Abbiamo solo una parte marginale che è viene vero, è utilizzata. la parte semaforica, Esatto. esatto. Però con lo sviluppo del tema dell'accumulo si potrà andare a rispondere anche all'esigenza d'energia Della della pubblica pubblica. illuminazione, in effetti, sì. Benissimo, quindi come vi ha detto Felipe, tutto il materiale vi arriverà. Se siete iscritti a questo webinar, avete seguito, vi arriverà via mail entro questa settimana, ci dicevamo. E a meno che non ci siano ulteriori domande, mi sembra di no. Vi ringraziamo tutti per averci seguito. Sono fine cinematografica, per averci seguito e quindi ci rivedremo su questi schermi per insomma procedere con questo viaggio. E per trovarci fra qualche settimana, anzi, volevo anticiparvi che altri passaggi saranno importanti, sempre anche assieme e grazie al supporto anche degli amici di Sinloc. Vi vorrei già invitare alla Fiera di Ecomondo e all'Assemblea Nazionale dell'ANCI, perché in entrambe cercheremo di organizzare momenti dove svilupperemo sempre webinar di questo tipo. Dico webinar perché cercheremo sempre di offrirvi delle situazioni in cui incontrarvi in presenza o avere dei momenti online. Considerando che Comondo si svolgerà fra un mese e mezzo e l'ANCI fra 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ecco, probabilmente sarà possibile avere aggiornamenti in merito ai CER o in merito a altre cose importanti. Quindi ecco, anche questi sono per raccontarvi che insomma è un viaggio che faremo insieme, quindi gli aggiornamenti diventeranno naturali e permanenti. Per cui, insomma, questi momenti saranno momenti dove entrambi saremo presenti a questi poli fieristici e quindi saremo a vostra disposizione lì anche per condividere con voi altri argomenti, ma in questi cercheremo di creare questi momenti di condivisione, in particolar modo sulle CER. Quindi volevo anticiparvelo in modo che, insomma, ve lo segnaste già in agenda. Quindi speriamo di avervi anche in presenza in quelle situazioni. Bene, grazie a tutti. Io ringrazio tutti le persone che hanno collaborato per costruire il webinar, ma soprattutto per voi che ci avete ascoltato. Grazie infinite. Arrivederci. Grazie Arrivederci. Ciao. a tutti, grazie. Allora, si spegne qui.